C'è solo una domanda che ho. Quanto intelligente è un creeper? È un big brain o un small brain? Oggi lo andremo a scoprire assieme. Ma prima di partire, due cose. La prima è che il mio mondo si è corrotto e quindi sto usando un mondo backup. Immaginatevi la mia faccia. Quando ho aperto il mondo è passato da così... a così. Ho dovuto ricostruire un sacco di cose, ragazzi. Tipo la ferrovia. Non vi dico il lavoro. Una cosa però non sono ancora riuscito a ricostruirla, ed è l'isola. Anche se comunque là sopra non la vedeva nessuno. Invece, come seconda cosa, vi ricordo che è uscito in libreria il mio libro Play Again. Quindi se volete comprarlo anche per darmi un po' di consolazione dopo tutte queste cose che ho dovuto fare, lo trovate in descrizione. Adesso comunque la domanda principale: quanto intelligente è un creeper? Allora, per scoprirlo dobbiamo fare una macchina. Una macchina inventata da me. Sì, ragazzi, ho tutto l'occorrente, l'ho messo da qualche parte, tipo qui sopra. Un attimo che... con questa lana adesso dovremo costruire la macchina che sonderà l'intelligenza dei creeper. Gianfrancesco, un giorno faremo anche la tua. Ma tu sei intelligente perché sei come il padrone. Quindi adesso andremo avanti e faremo una bellissima testa di creeper. Quindi adesso qua la faremo bella grande, quadrata. Deve essere, insomma, creeperosa, molto creeperosa. Sarebbe quasi di riempirla di TNT se potessi. Potremmo mettergli la TNT nel cervello, magari, come tocco di classe. Per il resto, comunque, ragazzi, ora non mi resta che fare questa sottospecie di quadrato con tutta la lana che ho, in modo che assomigli ad un creeper, perché sì, voglio che tutta questa struttura sembri un creeper gigante. Ed ecco qui il blocco di grazia. Benissimo, abbiamo fatto la struttura. Ve la mostro in un secondo, ragazzi, ci ho messo un bel po', ma ne valsa la pena, più o meno. Signori, vi presento il creeper con le antenne! Ragazzi, è orribile, ma stupenda allo stesso tempo. Ma comunque ha il suo scopo, ha il suo funzionamento. Oh, povero Gianfrancesco che l'ho lasciato qui dentro la bocca di un creeper. Vedete? Questo è un creeper labirinto. Un labirinto dove andremo ad intrappolare un creeper per testare il suo senso di movimento. Ora vi spiegherò tutto il meglio strada facendo. Una cosa che dobbiamo fare adesso è che con la lana rimasta, ho solamente lana bianca, l'ho finita, quella di slime, andare a costruire, ecco, una zona labirintica. Dobbiamo confondere il nostro creeper, non deve capire dove andare. E tutto questo serve per trainarlo, per vedere quanto intelligenti sono. Ok, in questa ultima sala, ragazzi, vi mostro subito cosa voglio fare. È qua che costringeremo il creeper ad andare, se tutto va bene. Oh sì, voglio proprio che qui dentro ci sia. Proprio qui andiamo a mettere della lava, signori! Avete capito adesso cosa voglio fare? Voglio costringere il creeper a buttarsi nella lava. Perché qui dentro andremo a mettere un sacco di ocelot o di gatti. In questo modo il creeper sarà costretto a scappare in mezzo al labirinto. E alla fine si troverà con la coda tra le gambe ed inciamperà e cadrà rovinosamente nella lava. Questa è la mia idea. Voglio vedere se il creeper preferisce la sua vita ai gatti. Voglio vedere fino a che punto si spinge la paura dei creeper con gli onselot o con i gatti. Però ragazzi, abbiamo un problema, ci mancano gatti e dovrò prenderli al più presto. Io ho un gatto, a dire il vero. Gatto, gatto, avrei un favore da chiedere. Nope. Vabbè, allora questo pesce me lo mangio tutto io. No, no, è inutile, no. Ormai hai detto di no. Vabbè, Mister Mezzanotte, no, tu non devi fare questi, tieni. Te lo sei meritato. Ragazzi, a questo punto devo tornare nella foresta. Ho bisogno di più gatti. Purtroppo ho solo un gatto. Il nostro povero Mister Mezzanotte non ha nessuna compagna. Dobbiamo trovare qualcuno in modo da fargli accoppiare e avere tanti gatti da mettere lì dentro. Quindi ragazzi, per oggi si parte. Dovremo riprendere la nostra barchetta e fare un viaggio ai confini del mondo. Dobbiamo muoverci. Ma prima di andare, ragazzi, voglio un attimo tornare dal mio shulker. Sì, ho ripreso lo shulker e devo farmi dare consiglio da lui. Shulker, posso avere la tua benedizione? Ah, grazie shulker. Grazie, sì, sto levitando. Sì, oh, sto vedendo. Oh, ho raggiunto il nirvana. Grazie shulker. Il nirvana. Basta così, basta così, basta così, ne ho ricevuto abbastanza.
signor Shulker. Ok, grazie, grazie, grazie. Ora che abbiamo avuto anche la benedizione dello Shulker, ora siamo pronti per andare, ragazzi, a scoprire nuovi territori, nuove zone. Ragazzi, già che ci sono, dato che mi sono dimenticato dov'è la giungla e mi tocca ritrovarne una, quindi ci metteremo un po', se troviamo nuovi biomi in questo viaggio, ho deciso che in ogni nuovo bioma andrò a costruire con questa cobblestone un gabbiano. Farò un gabbiano di cobblestone per ogni nuovo bioma che troveremo, in modo da lasciare il segno per le future generazioni. L'abbiamo trovato, ragazzi! Abbiamo trovato uno dei biomi! Come vi ho detto e come vi ho promesso, qua mi sa che dobbiamo costruire un gabbiano. Ok, ragazzi, atterro un secondo. Mamma mia, le Badlands! Non ci credo, guardate! C'è pure... No, vabbè, un minecart. Assurdo, abbiamo trovato praticamente delle... Cosa? Melodoro! Melodoro, 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 un attimo. Semi di melone, li tengo, perché non mi pare di non averli a casa i meloni, quindi a posto. Ma abbiamo trovato delle miniere. Questa è una miniera abbandonata. No, che fico, non le ho mai visitate. Quindi, ragazzi, aia, per fortuna ho un sacco di projectile protection, quindi non mi fanno un cavolo le loro frecce. Mi sono messo stra bene con le armature. Ok, ragazzi, ci sono anche dei ragni, stiamo attenti. Un'altra mela d'oro, ma cos'è oggi? Comunque sì, dobbiamo trovare un punto adatto per fare il nostro gabbiano. Cioè, in ogni bioma che troverò d'ora in poi voglio mettercelo. A parte che dobbiamo anche fare l'obiettivo, eh. Cioè, sto obiettivo sarà veramente impossibile, quello di fare ogni bioma. Cioè, se vogliamo completare il 100% la gabbia vanilla, ed è quello che voglio fare, sarà veramente difficile fare questo obiettivo. Anche perché ho sentito che c'è un bioma rarissimo, proprio che è difficilissimo da trovare. Anche qua veramente è un calvario tagliare tutto, ma veramente... Ci siete andati pesante con la bava. Sbavosi. Sbavosi nabosi. Ok. Snippi snappi snuppi. Sapete, il gabbiano lo farei sopra lì. Credo che questa sia una bella zona per farlo. Tipo in cima proprio. Poi qua ci sono dei materiali da prendere, da non sottovalutare, eh. Tutta questa terracotta io la prenderei pure, eh. Ok, ora devo solamente raggiungere la cima. In questo modo possiamo farlo. Ecco qua. Quindi, l'ultima volta non mi ricordo bene come l'avevo fatto. Perché l'avevo fatto in hardcore, se non vi ricordate. Avevo fatto un gabbiano simile, quindi mi pare così. Adesso andiamo a fare il suo corpicino. In modo tranquillo, non deve essere qualcosa di troppo assurdo. Qualcosa di tranquillo, ma comunque che lasci il segno. In ogni bioma nuovo bisogna lasciare la propria impronta, secondo me. Eccolo qua, guardate che bello, dai. Fa la sua bella figura. Un giorno quando vi lascerò il mio mondo in regalo, quando andrete ad esplorare in giro le zone, potrete trovare questo gabbiano, se siete fortunati, dai. Penso che sia divertente magari trovarli tutti. Per ogni bioma ne faccio uno e voi dovete trovarli tutti. Ecco, ho trovato la savana. Credo che quella sia la savana. Andiamo là così. Ecco, là sopra metterò un altro gabbiano adesso. A posto. Mi sta piacendo un botto sto mondo, devo dire. Perché raramente ne ho visto uno così bello. Mi piace un casino come si è generato il mio mondo. Ogni volta anche voi mi state dicendo che vi piace un botto. Quindi non vedo l'ora di condividervi il seed. Guarda qua, tipo qua sotto spawnano mostri. Porca trota. Mi spaventano. Mi immagino tipo anche questa scena con ray tracing. Sarà carina. Vabbè, dai, fortunatamente c'è dell'acqua, quindi possiamo raggiungere la cima molto più facilmente. Ora che ci penso, se tirassi un enderpearl lì, ok, e poi lì... dai, per fortuna c'avevo l'enderpearl, è stato facile. Oh, guardate, questa si chiama vista. Ci starebbe qua da creare una bella terrazza. Vabbè, iniziamo intanto con un bel gabbiano. Mettiamone un altro proprio qui. Bene, dai, ho finito la lana nera, quindi l'ho fatto con della glowstone. Lo vedrete meglio se lo cercherete. Ora, invece di rifarmi tutto da capo, magari mi butto in mare e andiamo avanti. Devo ritrovare un bioma di giungla. Ecco, credo che qua sia un luogo abbastanza adatto. Mi butto! Oh, man! Ci siamo! Ritrovato! Tra l'altro ho ritrovato proprio lo stesso punto dove ci eravamo fermati la scorsa volta. Ci sono ancora le mie torce. E c'è ancora il mercante! Vabbè, comunque vendi sempre schifezze. Vende addirittura una parrucca. Ma mettitela tu.
Forse l'ho trovato o mi ha ingannato il mio occhio. No, 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 è lui, è lui. Ragazzi, ci siamo. Un Onslaught qui per noi. Dobbiamo andare piano, molto piano, perché loro si spaventano facilmente. Sì, sì. Cioè, loro non hanno paura dei creeper, ma hanno paura di me. Non ho capito sta storia. Da-dan, da-dan, da-dan. È la prima volta che vedo un gatto andare nell'acqua senza problemi. Che succede? Dai, dai, si sta avvicinando. Sì, anche 2 ore, eh. Oh, ragazzi, credo che di avercela fatta. Oh, ce l'ho fatta! Non scappa più! Bene! Bene, dobbiamo portarlo nella barca. Get in the boat, get in the boat, get in the boat, Onslaught. Get in the boat, get in the boat, get in the boat, Onslaught. Get in the boat, get in the boat, get in the boat, po 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 po, po po po, po po po. Oh, bene! È nella barca! Abbiamo tutto, ragazzi. Possiamo portarlo in base, era uno degli animali che ci mancava. Poi potremo anche fargli una casa a tema che magari ricordi la giungla, o metterlo con il panda, insomma troveremo un luogo anche per lui. Ora portiamocelo a casa. E dopo un bel po' di fatica sono riuscito a recuperarmi 2 gattini qua, che andiamo a portare ora, se tutto va bene. Non cadetemi. No! Ok, ok. Li portiamo qui dentro, ragazzi. Ora devo trovare il punto esatto. Signori gatti, seguitemi. Benissimo, apriamo qui, perché voglio... Porca trota! Non me l'aspettavo! Figlio di trota, figlio di trota di uno scheletro che mi ha spaventato tantissimo. Ok, ora voi due dovete stare qui dentro. Signori, lo so, va tutto bene. Cioè, se mi vedessero l'associazione animali, veramente non so cosa mi farebbero. Minecraft, l'unico gioco dove muri vivi degli animali, poverini. Figli miei, andate e moltiplicatevi! Ecco, ragazzi, se tutto va bene, se noi gli diamo del pesce dovrebbero fare un figlio prima o poi. Cioè, non so se servono delle condizioni particolari. Sì, l'hanno fatto! Ho aspettato un po' di tempo ed è già cresciuto. Guardate che vispo! Per l'esperimento credo che 3 per adesso possino bastare ed avanzare. Anche perché non c'ho voglia veramente di farne 8000 in questo momento. Ma nel caso ci possano servire, li farò senza problemi. Qui c'è una porta a pistoni che possiamo aprire dall'altro lato. Lo faremo poi. Adesso tutto quello che ci manca è un creeper! Di solito ci sono sempre, no? Basta andare in quelle buie caverne, lo troveremo e gli daremo anche un nome. Quindi prendo una name tag e vediamo subito di dargli un bel nome. Allora potremo chiamarlo... Oh, man! Abbiamo un nome perfetto per un creeper perfetto! No! 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 Ah! Voi non avete visto niente, il mio delfino sta benissimo. Secondo tentativo. Possibile! Oh, questo non lo nomino neanche, ragazzi. Non ho altre name tag al momento, lo faremo poi. Vieni, vieni, sì, vieni, vieni. Sì, 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 va tutto bene. Oh! Ragazzi, guarda, dobbiamo andare dall'altro lato. Veloci, 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 veloci. Prima che scappi, prima che scappi, prima che scappi, prima che si accorga. Prima che si accorga, prima che si accorga. Ah, ah, ah. Yes! Ragazzi, abbiamo intrappolato un creeper. Ce l'abbiamo fatta. Ok, ora dobbiamo andare per di qua, ragazzi. E ora possiamo liberare i gatti. Perché si è spaccata? Non lo so, ma in teoria sono liberi i gatti. Quindi ora che sono liberi andranno in giro nel labirinto e romperanno le palle al creeper. Dov'è il creeper? Dove si è nascosto il creeper? È lì! Guarda! Sta scappando, guarda! Però non sta andando nella lava. Cavolo! Cioè... si sta muovendo, non sa dove andare, cerca una via d'uscita, ma non può scappare. Non se ne può andare, guarda, tenta, vorrebbe esplodere, ma non può, perché sa che lui deve solo rovinare me. Ma sarebbe una morte invano, è come un'ape che usa il pungiglione. Guardalo, guardalo. Però secondo me non ci sono abbastanza Onslaught, dovrebbero essercene veramente 8 miliardi. Allora il creeper impazzirebbe davvero. Dobbiamo sforzarlo, guardate, in ogni luogo non sa dove andare, è impaurito. Ecco, lo stanno cerchiando, lo stanno cerchiando. Gli Onslaught amano giocare con i creeper, sono come topi per loro. Ragazzi, uccidiamolo un attimo. No, 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 no. Ragazzi, lo devo uccidere perché voglio provare con più Onslaught.
O lo butto nel... No! Gianfrancesco! Gianfrancesco! No, Gianfrancesco! No! Non spostatelo da me! No! No, 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 no. Gianfrancesco no, Gianfrancesco no. Oh! Mi hai fatto prendere un colpo, mannaggia a te. Devo ricordarmi di portare fuori Gianfrancesco. Se no è un casino. Abbiamo rischiato. No, 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 no. Perché? Perché? Vieni qua, signor Creeper. Cavolo, ne ho messi tantissimi, ma alcuni sono sfuggiti. Aspetta, 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 non uscire. Ok, ok, ragazzi. Ora veramente vedrete il casino. Ci sono pure Onslaught qua in giro per la base, perché ci ho messo un casino a fare sta roba. Ok, si è di nuovo rotto la leva. Andiamo qui sopra e vediamo un po'. Guardali, guardali. Ce ne sono un miliardo lì dentro. Ora che succede, Creeper? Hai pure paura dei piccoli? Signor Creeper, mamma mia, vorrei tanto che cadesse nella lava. E questo è il mio obiettivo. Guardate quanti gatti! Cioè, non lo stanno costringendo ad andare. Dovrei mettere molta più lava. Secondo me, se metto un po' di lava e un po' non lava, cioè molte più zone di lava, magari ci cade. E questo è il problema, è che lui ha solo quella zona lì e quindi si ferma. Cioè, non è così stupido, vedete? Non è che impazzisce così tanto. Potrebbe impazzire molto di più, secondo me. Guardate, non sa più... È pietrificato dalla paura. Però vendetta, amara vendetta. Cioè lui vuole andare lì, ma si rende conto che morire non vale la pena. Vabbè dai ragazzi, questa roba sta durando anche troppo secondo me. Guardare un creeper soffrire, dopo tutte le robe che mi ha fatto, dopo tutti i grief, mi hanno anche ucciso un cane. Quindi questa piccola vendetta me la prendo. Però sì, secondo me possiamo migliorarla questa macchina. Secondo me possiamo fare ancora di peggio, nel senso, nei confronti del creeper. Possiamo trovare un modo, non so, per mettere più lava o altri tipi di trappole, magari danno caduta. Non lo so, ragazzi, se avete qualche idea per migliorare questa trappola anti-creeper, magari metterne anche di più di creeper. Potremmo fare 10 creeper contro i gatti e vedere un po' come si comportano. Ma intanto la base, l'idea, ce l'abbiamo e ovviamente andiamo avanti da qui. Il lavoro ormai è fatto. Ma sapete una cosa, ragazzi? Io penso che per questo episodio di Minecraft Vanilla concludiamo qua. Da sopra il creeper televisivo, perché sembra tipo una TV, da creeper TV era tutto. Io vi ringrazio per la visione. Sicuramente nei prossimi episodi ricostruirò l'isola anche off camera. E se avete comunque altre idee per delle costruzioni epiche, datemele nei commenti che noi le facciamo. Vi ricordo anche che è uscito il mio libro Play Again, se volete lo trovate in descrizione. Ma nel frattempo vi ringrazio per la visione di questo video e noi ci vediamo al prossimo. Ciao ragazzi!